Questo esercizio del libro Maldi è sul motore a scoppio a quattro tempi, cioè il ciclo 8. C'è un piccolo errore nel testo perché il libro parla di calore specifico per unità di massa, invece che molare, infatti dà il valore 12,5 joule su chilogrammo Kelvin, mentre invece è chiaramente joule su mol Kelvin, anche perché parla di gas a effetto monatomico e i monatomici hanno un calore specifico molare a volume costante di 3 mezzi R, che fa proprio 12,5 joule su mol Kelvin, quindi è chiaramente un errore, al posto di chilogrammo ci vanno le moli. Inoltre, c'è anche un altro motivo per cui questo è un errore, e cioè che se il libro non se veramente il libro desse il calore specifico per unità di massa, dovrebbe anche però specificare che gas è, altrimenti non conoscendo la massa molare di questo gas non sarebbe possibile ricavare il calore specifico a volume costante molare da quello per unità di massa, cioè per chilogrammo, e quindi non si potrebbe svolgere poi il problema con le moli. Comunque, a parte questa piccola osservazione, cosa abbiamo? Una mole di gas per effetto monatomico, poi abbiamo il volume nel punto D, anche nel punto C, quindi il volume minore, e anche il volume maggiore in E e B. Questi volumi sono 8 litri e 2 volte e mezzo di più, quindi il rapporto di compressione di questo motore è 2,5. Quindi 8 litri e 20 litri. Inoltre la temperatura nello stato B, al termine dell'aspirazione, è 0 gradi centigradi, 273 Kelvin, e naturalmente l'aspirazione e la fase di scarico avvengono alla pressione atmosferica. Conosciamo inoltre la pressione nello stato più alto o più caldo, che è circa 6 atmosfere e mezza. Queste sono le domande. Vediamo quindi lo svolgimento. La prima cosa è il calore assorbito e il calore ceduto, quindi gli scambi di calore del gas nel ciclo 8. Siccome due trasformazioni su quattro sono adiabatiche, lì non c'è scambio di calore, lo scambio di calore c'è solo nelle due isocore, quella corrispondente all'accensione del carburante, quindi lo scoppio, e l'ultima all'isocora di raffreddamento. Trattandosi di due isocore, possiamo utilizzare subito la formula con il calore specifico molare a volume costante, che fa uso anche delle moli e dei salti termici. Salti termici tra C e D e tra E e B. Cominciamo con l'isocora di riscaldamento, quindi lo scoppio del combustibile, ma non conosciamo le temperature di C e di D, quindi bisogna trovarle. Nello stato D abbiamo tutto, tranne appunto la temperatura. Abbiamo infatti la pressione, il volume e le moli. Perciò con l'equazione di stato dei gas perfetti possiamo trovare subito la temperatura, 626 Kelvin. L'altra temperatura in C è più difficile da trovare, perché in C non conosco la pressione. Però la posso trovare la pressione utilizzando l'adiabatica BC. A quel punto, avendo la pressione in C, potrò trovare la temperatura in C. Quindi prima devo trovare la pressione in C. Utilizzerò la formula dell'adiabatica da B a C. Cosa ho in B? Ho il volume e la temperatura. Ho anche le moli è sempre una mole in ogni stato, naturalmente, quindi con l'equazione di stato dei gas perfetti in B posso calcolare la pressione in B, che risulta praticamente molto simile alla pressione atmosferica. E questo è giusto perché sappiamo che i motori a scoppio sono motori atmosferici, cioè l'aspirazione e lo scarico avvengono alla pressione atmosferica. Abbiamo ottenuto in realtà una pressione appena maggiore della pressione atmosferica, che è 1,01 o 0,13 per 10 alla quinta Pascal. Comunque un risultato sicuramente ragionevole. Potevamo calcolare la pressione in B anche senza utilizzare l'equazione di stato dei gas perfetti in B, ma utilizzando la formula di trasformazione generale fra due stati qualunque, tra D e B in particolare, cioè PV su T in D uguale PV su T in B. Questa sarebbe stata un'equazione con 5 dati e un'incognita, la pressione in B. Ora che abbiamo la pressione in B, possiamo applicare l'equazione della diabatica BC per calcolare la pressione in C. Infatti i volumi li abbiamo e anche la pressione in B. L'indice adiabatico lo calcoliamo dal rapporto dei calori specifici molari a pressione a volume costante, utilizziamo la formula di Mayer e quindi otteniamo 1,66.
Del resto, per i gas monatomici il gamma teorico è 5 terzi, 1,67, quindi il valore va bene. Dunque, con la formula dell'adiabatica ricaviamo la pressione C con la formula inversa, e questa è la formula inversa, troviamo circa poco più di 5 atmosfere. Valore ragionevole perché la pressione da circa un'atmosfera sale a più di 5 e poi salirà a 6,5 durante l'isocora di riscaldamento. Ora finalmente abbiamo la pressione nel punto C e con l'equazione di stato dei gas perfetti possiamo finalmente ricavare la temperatura nello stato C, e risulta 503 Kelvin, che giustamente si colloca come valore intermedio tra i 273 Kelvin dello stato B e i 626 Kelvin dello stato D che abbiamo trovato prima. Ricordiamo che tutto questo procedimento era stato necessario per calcolare il calore assorbito dal gas nell'isocora CD, perché avevamo una mole, ma non avevamo il salto termico. Adesso finalmente abbiamo le temperature di C e di D, e quindi possiamo calcolare il salto termico tra 503 Kelvin e 626 Kelvin. Quindi possiamo anche calcolare il calore assorbito dal gas nell'isocora, 1,54 kJ. Aggiungiamo quindi nel grafico i valori appena trovati: 503 Kelvin in C, 626 in D, calore assorbito 1,54 kJ nel riscaldamento isocoro, le pressioni 1,13 per 10 alla quinta pascal, 5,22 per 10 alla quinta pascal.